Covid-19. Cos'è cambiato nella vita delle donne teramane? Qualità della vita, lavoro raddoppiato, studio e formazione a distanza. Interessanti sono i risultati che emergono da un'indagine che ha raggiunto circa 600 donne della provincia dai 18 anni in su. Dalle lavoratrici alle studentesse, le casalinghe, dalle lavoratrici dipendenti alle imprenditrici. Il progetto è stato presentato dalla delegata provinciale alle pari opportunità della provincia di Teramo, Beta Costantini, e dalla professoressa Agnese Valdanega dell'Università degli Studi di Teramo. Ci siamo accorti che la situazione era molto difficile per le donne e che si verificavano comunque delle discriminazioni per quanto riguarda loro, perché già generalmente lo sono, e con lockdown era, diciamo, più impegnate nei lavori di casa, più strette nelle mura domestiche, e quindi pensavamo che sicuramente avrebbero avuto bisogno di aiuto nello sbrigare i lavori di cura. E quindi ecco, abbiamo pensato di fare appunto questo questionario per verificare quanto ha inciso nella vita delle donne e delle famiglie Covid. Il Covid ha avuto un impatto tanto più pesante quanto peggiori erano già le condizioni di partenza. Quindi, e questo lo sappiamo, sia dal punto di vista economico, perché naturalmente le famiglie hanno meno risorse per affrontare le diverse situazioni, e sia dal punto di vista, come dire, culturale, perché la provincia di Teramo è, diciamo, ha una popolazione che è statica da tanto tempo, quindi non abbiamo tante nascite, abbiamo un invecchiamento della popolazione e abbiamo una particolare difficoltà delle donne di conciliare lavoro e famiglia, perché il modello, quello, diciamo, di conciliazione è quello tradizionale della doppia presenza.